Buongiorno ragazzi, una nottata pazzesca. Sono partita stanotte da Yogyakarta alle 10 di sera e sono arrivata alle 4 di mattina in un altro paese qui vicino. Poi da lì ho preso una macchina, mi sono fatta 2 ore, sono arrivata qui, sono alle 8, ho dormito forse 3 ore. Sono distrutta ma felicissima, sono arrivata nel parco del Bromo, del vulcano Bromo, che è qui vicino a 1 ora di camminata, ma mi sa che vado, mi faccio accompagnare con il motorino dai ragazzi. E è un vulcano spettacolare, quello che sta sulla pagina principale della Lonely Planet. Quindi ora colazione, tanto caffè e vulcano. Il vulcano del Bromo nel mio speciale, specialissimo passaggio. Sto salendo sul monte Bromo, che sta lassù, e come una brava giovane ragazza italiana faccio tutto a piedi mentre tutti vanno a cavallo. Viva le sportive! Sono arrivata in cima al vulcano e non avevo capito che era così attivo. Ci sono inoltre delle persone che stanno facendo tutta la cresta del vulcano. Non so se le vedete, si vedono dal video, non penso che la farò, anche perché hanno detto che ogni tanto qualcuno cade, perché se notate non è che ci sono ringhiere particolari, anche solo lo scalino qua sotto mi arriva al piede, quindi potrei saltare o cadere tranquillamente. Quindi mi sa che per oggi salto la camminata, però insomma bellissimo qui, davvero spettacolare. Non mi immaginavo fosse attivo, pensavo fosse un vulcano spento, quindi una bellissima sorpresa. E invece io sto nell'ostello, nel paesino che sta qua. E con il motorino siamo arrivati, scesi giù e poi ho fatto tutta questa salita a piedi. Prima di salire ho preso un'offerta da fare al vulcano, esprimerò un desiderio o dirò delle parole personali, vabbè, per madre natura, sempre per la mia connessione con la natura. Mi piace molto perché da quando sono arrivata qui trovo dei collegamenti con culture che magari si trovano agli estremi del mondo. Ad esempio ora scalare questo vulcano, arrivare qua sopra e fargli l'offerta mi ha ricordato molto quando stavo sul Cotopaxi in Ecuador. Ho scalato tutto il Cotopaxi, che però era forse alto il doppio, sono arrivata fino a 4800 metri, infatti lì stavo morta, invece qui riesco a respirare. Quando siamo scesi poi dal Cotopaxi la guida ci ha detto che se volevamo potevamo cantare per la montagna, quindi sempre fare un'offerta al vulcano. E quindi mi sono messa a cantare, vabbè, le canzoni italiane e niente, tirare questa offerta ora qui al vulcano mi ricorda il cantare al Cotopaxi in Ecuador.
mandato la mia offerta nel vulcano e ho sentito un'energia fortissima da parte del vulcano. Non so se voi credete in queste cose, però io mi sento molto unita alla natura, anche il mio tatuaggio sono i quattro elementi che ho fatto in Messico qualche anno fa. E niente, mi è piaciuta tantissimo questa esperienza. Fra l'altro questo vulcano è un vulcano mistico, è un vulcano dove le persone vengono a fare pellegrinaggi, quindi questa energia forse che ho sentito io oggi la sentono tante altre persone. Ora ragazzi, tolgo il cellulare e cammino per bene, perché sono fra un precipizio e il vulcano, quindi prima di tutto la sicurezza. Ci vediamo giù. Vulcano di Bromo scalato e ora andiamo a vedere l'oceano di sabbia nera, che immagino sia la sabbia vulcanica. Domani invece mi sveglierò un'altra volta all'alba per vedere un'altra meravigliosa alba sul vulcano. Tra l'altro è la foto della Lonely Planet, sulla copertina della Lonely Planet dell'Indonesia, e c'è questo vulcano Bromo all'alba, quindi penso ne valga la pena risvegliarsi alle di mattina. A vedere l'alba qui sul Monte Bromo, sono le 4 di mattina, sono stanchissima, però davvero una meraviglia. Oggi il buongiorno ve lo do così.